può anche essere usata in associazione di chemio con parecchi altri farmaci con la ipertermia, radiofrequenza ipertermia più chemioterapia. È raccomandata una strategia terapeutica che include una chemio con parecchi farmaci per 3 mesi associata con l'ipertermia capacitiva e più tardi una ipertermo chemio eventuale a radioterapia. La radioterapia dovrebbe essere somministrata, diciamo, a un dosaggio non meno di 50,4 gray usando fluorouracile o gemcitabina, che sono tra altre cose radiosensibilizzanti. Ricordo sempre sotto quella piccola notecina in cui la radio è associata con l'ipertermia. Nel trattamento delle forme non operabili è preferita solo la chemioterapia e la radioterapia è a discrezione del medico curante. Andiamo avanti. Qui ci sono dei trial randomizzati sui tumori del pancreas che però danno dei risultati che accenneremo mai avanti, senza che vi leggo tutto, che danno questa risposta, l'overall assenza di malattia con la gemcitabina ha un valore maggiore che col platino. Andiamo avanti. E lo scopo invece del nostro studio è di valutare l'azione della chemio associata con l'ipertermia. Metti a sedere. Con l'ipertermia testato su un gruppo di 25 malati affetti dalla chemio, da tumore del pancreas inoperabile. Qual è questo? Il materiale è quello che tutti voi potete venire a vedere a Tor Vergata, è un apparato di 1356 MHz che viene usato senza nessun effetto collaterale e aumentando le difese immunitarie. Eccolo, vedete le piastre che vengono messe, diciamo, centrando il tumore, esempio un addome oppure un polmone, si mettono davanti e di dietro nel torace e si mandano queste onde elettromagnetiche che hanno la capacità di scaldare tutto quello che incontrano, però siccome la cute viene raffreddata con un frigorifero in sostanza, non abbiamo ustioni dentro, la temperatura raggiunge dai 41 ai 43 gradi, che è la terapia efficace per bloccare la malattia. Risultati, la sopravvivenza nel paziente era di 16 mesi nel gruppo con la chemio ipertermia versus i 6-11 mesi nella chemio da solo. Voi vedete che si viene ad avere un 30-35% di sopravvivenza in più in ottime condizioni generali. Infatti un lavoro che abbiamo spedito recentemente all'estero dimostra il miglioramento del performance status. Questa gente nel 75% dei casi ricomincia a lavorare, quando voi sapete che il pancreas nell'opinione comune è considerato uno dei più mostruosi tumori che abbiamo in selezione. La sopravvivenza dopo 12 mesi è il 76%. Ragazzi, quando mi sono laureato io, i pancreas dopo 3 mesi se ne andavano tutti. Quindi questo discorso già ci fa capire che non è soltanto un discorso culturale, la gente vive di più e bene. Purtroppo la chemio non le fa vivere bene. Quelli che sopportano bene la chemio sono una percentuale modesta. Però notavamo con il professor Di Giorgio prima che purtroppo l'oncologo oggi si sente il padre. Decide lui chi deve operare, chi non si deve operare. Questo è stato dato troppo valore dalla corrente veronesiana e compagnia cantanti, il Negri di Milano, Elisir e tutte queste balle che servono per il popolo ignorante, perché noi distinguiamo quello che beve tutto quello che guarda la televisione e quello che lo distingue. Per cui ci troviamo che il professor Di Giorgio e noi dobbiamo affrontare situazioni in cui l'oncologo ci rema contro. Siamo all'assurdo che il bene del paziente è considerato qualcosa opzionale. Uno perché c'è l'interesse economico, uno perché c'è l'ignoranza
non sanno cos'è l'iperuremia. Se noi apriamo internet, però le donne nude o i pedofili lo conoscono bene internet, però se andate a vedere su internet l'ipertermia, no, loro non la conoscono, specialmente gli oncologi. Questo dimostra un'ignoranza colpevole. A punto tale, concludo, che oggi come oggi io, mentre quando avevamo portato l'ipertermia in Italia, mi sentivo quasi in colpa, perché la gran parte, ma che mai, parte i colleghi, con quello scaldabagno che scaldi, l'invidia, perché io giravo con la Jaguar e loro giravo con la 500, non è che pensavo se questo guadagna, evidentemente la gente ci va. Ma indipendentemente da questo, l'invidia nera che c'è ancora oggi verso di noi e che li fa vivere più a lungo. Io mi ricorderò sempre qui dentro che noi abbiamo dei risultati sorprendenti, abbiamo ultimamente un tumore del fegato aperto e chiuso un anno e mezzo fa, scomparso tutto, metastasi di mammelle, scomparso tutto, e il dottor Demetrio lo sa, che lui è il capo di tutta la gestione di infermieri e altre strutture adiacenti ai medici, e lui vede i nostri mali. Ci fosse venuto un medico su 240-300 che sono i nostri esponenti della facoltà a vedere i risultati, ma brutti puntini puntini. Siete all'università, non venite a vedere l'ammalato che sta bene. Questo vi dimostra la mala fede, l'interesse privato nella struttura pubblica. Vieni a vedere, critici. Io feci venire un clinico, vi dico l'ultimo episodio che poi mi ha ulteriormente demoralizzato, una bellissima ragazza con un tumore retrofaringeo che sta proprio alla base cranica. Dopo 4 anni si è fatta rivedere, siccome era scomparsa avevo pensato di tutto, no? Ma bellissima ragazza, guarita, non c'è più niente. L'ho fatta vedere a un medico che passava, un associato di qua, di medicina, quel cognato di quella persona che voi ricordate, quello che sta di passaggio col sorriso ogni tanto, dico guarda, guarda questa ragazza, è scomparso tutto, a te piacciono le belle donne, commento proprio da bar di periferia. A questo punto dico, ho capito, è inutile parlare di scienza nell'università italiana. Concludiamo. L'applicazione dell'ipertermia regionale in questo gruppo di pazienti ci ha dato, dei risultati ottimi. L'associazione può ridurre la progressione del tumore, può aumentare la sopravvivenza e soprattutto può migliorare le condizioni generali, il performance status del paziente. I risultati giustificano ulteriori valutazioni in un largo numero di pazienti per confermare questo beneficio. Prospettive future, creare gruppi multicentrici. Io adesso ho l'onore di avere come amico e collega il professor Di Giorgio, il professor Tarro, e creare un ulteriore aumento della chemio, ipertermia e dell'immunoterapia, anche perché io dal 1° novembre vado in pensione con 52 anni di anzianità contributiva e spero che si prolunghi con i miei validissimi personaggi che portano avanti a tempo indeterminato, sono tutti ipertermia. Io spero di fare un po' il consulente, però aumenterò la ipertermia privata e spero che verrà convenzionata dallo Stato. La valutazione della ipertermia capacitiva in una target therapy è ora di finirla con le chemioterapie massicce che massacrano. Ogni paziente deve avere la sua chemioterapia, che con il calore si potenzia. Un aumento della conoscenza dell'ipertermia negli oncologi in vista di studi che recentemente sono stati pubblicati e che sono in via di pubblicazione. Concludo con 3 parole. Cosa fa l'ipertermia? Uccide lei stessa le cellule tumorali. A 41-43 gradi le cellule vanno in apoptosi, hanno la cosiddetta morte vivente, muoiono piano piano. Aumenta l'effetto della chemio, il calore, perché la chemio entra più facilmente nelle cellule tumorali, l'ipertermia aumenta le difese immunitarie. E c'è un razionale, perché mentre in un tumore che ci sono le cellule in attiva proliferazione che rispondono bene alla chemio e alla radio, quelle quiescenti rispondono bene all'ipertermia.
quando nel ciclo di crescita del tumore quelle che dormivano si svegliano e quelle altre vanno a dormire, si ha un'ulteriore associazione delle due terapie che funzionano sia nelle cellule attive che quelle in momento crescente. Liorni, quel giornalista che adesso fa, mi fece un'intervista su Rai 4 e fu un'osservazione su Rete 4, quella di Berlusconi. Mi fece un'osservazione, dice, allora lei professore uccide le cellule mentre dormono, è vero, noi trattiamo quelle cellule proprio nel momento crescente e questo spiega l'importanza dell'associazione. Grazie e a presto.